È una doccia gelata quella che è arrivata sul collo dei circa 160 bagnini che operano nel litorale provinciale fra Gabice Mare, Pesaro, Fano e Marotta. Il Consiglio di Stato ha ufficializzato l'interruzione delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2023. Su tutto il territorio nazionale, dunque, dal 2024 le spiagge diventeranno terreno di libero mercato. Ansia e rabbia da parte della categoria degli operatori balneari pesaresi che contavano di ottenere la proroga fino al 2033. La sentenza del Consiglio di Stato ci ha lasciato basiti, veramente gelati, perché ha rimesso tutto in discussione e le nostre imprese avevano una prospettiva di altri 10 anni di poter lavorare e di poter investire e spendere energie nelle imprese, cosa che ora viene bloccata con questa sentenza, perché se ci dobbiamo mettere in discussione fino al 2023 soltanto, per 2 anni nessuno di noi investirà più nulla. Quindi anche tutti quelli che lavorano con noi, fornitori, indotto, quant'altro, si troveranno ad avere azzerati gli ordini. Questa, secondo me, è una debacle grossissima per l'economia turistica italiana, perché affonderà il turismo balneare visto come oggi e metterà nelle mani di multinazionali o comunque di chi ha di grande disponibilità di capitali risorse turistiche che fino ad oggi sono cresciute non solo con i capitali ma anche proprio con la vita dei balneari stessi. Ci sono persone che hanno investito, hanno rimodulato la propria vita in base a un rapporto fiduciario che c'era con lo Stato e dallo Stato venivano riconosciuti appunto con il legittimo affidamento di poter condurre questi beni statali. E quasi nessun balneare, a mia conoscenza, a nessun balneare è stata tolta la concessione per problemi legati a attività illegali, di abusi edilizi o quant'altro. Quindi sono imprese come il resto delle imprese che vivono del proprio lavoro e si parla di 30.000 imprese su tutto il territorio italiano. Se parliamo di 10 addetti per impresa, sono 300.000 lavoratori che sono a spasso.